Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 12, versetti 39 e 40. Una generazione malvagia e adultera chiede un segno. Segno non le sarà dato se non il segno del profeta Giona, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo, e cioè Gesù, starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Il segno di Giona. Durante la sua vita, Gesù, il figlio di Dio, è stato guardato con diffidenza e disprezzo dagli uomini religiosi dell'epoca. Diverse volte cercarono di metterlo alla prova e un giorno pretesero da lui un segno evidente, un miracolo che dimostrasse che era veramente l'inviato di Dio. Ma, in fondo, non erano disposti a credere, neppure all'evidenza. La prova della loro falsità è che non hanno creduto al più grande dei miracoli, cioè la risurrezione di Gesù il terzo giorno dopo la sua morte. Gesù la definisce il segno di Giona, il profeta rimasto 3 giorni e 3 notti nel ventre di un grande pesce. I capi sacerdoti avevano preso delle precauzioni per impedire la risurrezione del Signore, ma né la pietra sigillata contro l'apertura della tomba né la sorveglianza attenta delle guardie riuscirono a evitare che il Cristo uscisse vivente dal sepolcro. E quando ciò avvenne, pur davanti all'evidenza, essi rifiutarono di ammetterlo e diedero del denaro alle guardie, perché dicessero che i discepoli erano venuti di notte a rubare il corpo del loro maestro. Matteo capitolo 28, dal versetto 11 al versetto 15. Questi fatti dimostrano che non sono i miracoli che hanno il potere di convincere gli uomini, ma solo la parola di Dio. La fede non si basa sulle cose visibili, per quanto straordinarie siano. D'altra parte, Gesù, che conosceva quello che era nell'uomo, non si fidava di quelli che lo seguivano unicamente perché avevano assistito ai suoi miracoli. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta dalla parola di Cristo. Romani capitolo 10, versetto 17. Ed infine, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Che il Signore ci benedica.